Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Lumia 920, abbiamo già appena realizzato insomma, una prova per quanto riguarda la capacità di gestione del tocco attraverso un guanto spesso, quindi per capirci un guanto compatibile con quelli che potreste per esempio utilizzare su una pista da sci o quando fa parecchio freddo. Andiamo adesso a vedere come si comporta nella gestione del campo telefonico. Vediamo di zoomare un attimo, concentriamoci nella parte superiore del telefono, andiamo a raggomitolarlo all'interno delle nostre mani, come facciamo sempre. Vediamo di concentrarci, quindi, vedete, abbiamo raggomitolato il tutto all'interno delle nostre mani, andiamo a concentrarci sull'indicatore del campo telefonico, in questo caso H come HS, PA. Abbiamo tre tacche su 5, staremo in questa posizione circa 2-3 minuti, come facciamo di solito appunto per mostrare questa caratteristica. Abbiamo sempre appunto queste tre tacche su 5 come tipologie di connessione, quindi nel momento in cui voi andate a raggomitolare il telefono all'interno delle vostre mani, il campo telefonico comunque viene mantenuto. Questa prova noi appunto la chiamiamo Demo Antenna Gate in onore del fatto di rammentare, diciamo, come iPhone nella versione iPhone 4 fosse decisamente incapace di mantenere appunto la linea telefonica con facilità. Al tempo facemmo anche un filmato, se non ricordo male, ma ce n'erano davvero tanti in giro che esemplificavano questo enorme difetto. Quindi da quella volta abbiamo introdotto anche il test, appunto, dove raggomitoliamo i telefoni all'interno delle nostre mani per vedere come si comportano. Direi che finora si comporta bene, come vedete siamo sempre 3 tacche su 5 come all'inizio del nostro test. Questa condizione è tecnicamente quella peggiore per il telefono, proprio perché nel momento in cui voi andate a raggomitolarlo all'interno delle vostre zampe, e beh, è la condizione, diciamo, più scomoda possibile per il corretto funzionamento, in grado, diciamo, di arrivare a poter mettere in crisi il telefono. Risulta altrettanto ovvio che questa sia quella naturalmente più scomoda da appunto affrontare come condizione, perché nell'utilizzo quotidiano si suppone sia questa la posizione peggiore. Siamo sempre a 3 tacche su 5, quindi insomma, direi che la cosa la si può anche far concludere così, non ha particolare senso andare avanti oltre. Direi quindi che il tutto si può far terminare così, come vedete, quindi abbiamo una ottima facoltà di gestione appunto per quanto riguarda la rete telefonica, non ci sono grosse oscillazioni, risulta comunque da noi messo in test anche in altri ambiti, quindi andremo comunque ad approfondire se per esempio si trova alla stessa altezza di Nokia N8, che quando appunto la ricezione telefonica si difende assolutamente bene. La demo comunque su questo Lumia 920 termina così. Come vedete, anche lasciandolo poi in campo aperto, abbiamo sempre 3 tacche su 5. Quindi, apparentemente non sembra esserci una flessione significativa di segnale appunto telefonico. La demo è conclusa, io vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragozzino.